La nostra battaglia contro la TAV è la battaglia contro il debito, contro un'opera costruita a debito e che porta avanti delle logiche produttiviste che sicuramente non condividiamo. In una fase di crisi profonda, quale quella in cui versa tutta l'Europa, crediamo che sarebbe meglio destinare le risorse pubbliche verso altre imprese, anche minori, capaci magari di rilanciare delle opere condivise dalla popolazione locale. Il 25 febbraio siamo scesi di nuovo in 80.000 in Valsusa. Ci sono stati questo grandissimo corteo, più di 80.000 persone a Porto della Solidarietà, non soltanto ai 26 arrestati, ma ancora una volta alla lotta della Valsusa che prosegue e va avanti. Abbiamo assistito agli sgomberi violenti di questi giorni, c'è stato un primo sgombero lunedì pomeriggio, c'è stato un secondo sgombero martedì pomeriggio, c'è stato un terzo sgombero mercoledì pomeriggio e sempre i valligiani ancora una volta sono tornati sulle loro barricate e sono tornati sulle loro posizioni. Era diventata probabilmente per l'assoluta difficoltà della controparte una situazione insostenibile. Sono cominciate le cariche, delle cariche pesantissime, sparando ancora una volta lacrimogeni, sparando lacrimogeni CS all'altezza uomo, i manifestanti sono stati attaccati dall'idrante, sono stati rincorsi poi dalla polizia, una volta fatti sgombrare dall'autostrada e poi scesi sulla rampa, avendo occupato ancora una volta la rampa, sono stati rincorsi fino a dentro le strade di Bussoleno. Abbiamo visto, abbiamo sentito i valligiani che sono su, è stata fatta nelle stradine del paesino meraviglioso di Bussoleno una vera caccia all'uomo, ci parlavano le vecchie intervistate dalle radio, ci parlavano di sembra di essere un uomo nel 45, bar, irruzioni nei bar, il grido di sono qui, prendeteli quei topi, ma ancora una volta vediamo come la Valle non si arrende, sono lanciato come parola d'ordine il blocchiamo tutto dappertutto e stiamo vedendo in queste ore in tutta Italia e qui a Pisa una grande perdenza di mobilitazione. Quello che abbiamo ancora una volta da ribadire è per tutti quanti, per tutti gli arrestati, per tutti i feriti, per tutti i valligiani, siamo tutti valsusini. A Milano i compagni e le compagne sono stati caricati in stazione ancora una volta, la violenza delle forze dell'ordine contro chi decide di scendere in piazza. Intanto a Palermo continuano a percorrere l'autostrada, a Bergamo sono in superstrada e contro la vergognosa informazione dei media mainstream, Anonymous mette a segno un altro punto tirando giù il sito del Corriere della Sera. Dopo il vergognoso video diffuso del ragazzo che pacificamente si rivolge a un poliziotto, e qui ieri i nostri politici hanno deciso di dare un encomio, noi lo vogliamo dire, li chiamiamo pecorelle, sì, e non ci sembra una grande offesa, ci sembra il minimo per lo schifo che stanno facendo. Adesso il corteo si è spostato e c'è un presidio che sta bloccando l'Aurelia. Questo primo presidio in piazza 20 settembre, il corteo adesso il blocco delle strade, non è altro che una risposta all'appello che in questi giorni è partito dalla Valle, un appello per il blocco totale della città e della nazione contro un'opera assolutamente inutile. Gli abitanti della Valle hanno il diritto di esprimersi in questo momento e il governo glielo sta negando in tutti i modi, sia con le buone che con le cattive, come abbiamo visto negli scorsi giorni. Nel momento in cui tutto un popolo intero, il popolo di una regione, si oppone a un'opera che, come già è stato ripetuto tantissime volte, è completamente inutile, hanno il diritto di essere ascoltati. Il governo lo sta facendo, ascolta solo e soltanto le banche.